Buongiorno, sono lo chef Massimo Martina del ristorante Il Fiorile di Borghetto Borbera in provincia di Alessandria. Quella che vi presenterò oggi è una ricetta molto originale, le polpette di polenta e taleggio di OP. Gli ingredienti per una trentina di polpette sono 225 g di farina gialla per polenta precotta, 700 ml di latte, olio extravergine d'oliva e sale. 125 g di taleggio DOP, 2 cipolle rosse di Tropea, un pochettino di rosmarino fresco tritato, un po' di prezzemolo fresco tritato, semi di sesamo, semi di papavero. Gli strumenti di cottura che utilizzeremo oggi saranno una padella antiaderente per rosolare la cipolla e una casseruola profonda. Bene, quindi cominciamo a preparare la nostra ricetta partendo dalla cipolla. Puliamo la cipolla, la mondiamo togliendo la pellicola esterna e poi la tritiamo finemente con un trinciante, un coltello da cucina, quello che avete a disposizione, per poterla poi metterla a rosolare nella nostra padella antiaderente. Un trito piuttosto sottile. Andiamo a mettere un abbondante filo d'olio nella nostra padella, la cipolla che abbiamo tagliato, un pizzico di sale, sì, aggiungiamo anche l'altra cipolla, così, e facciamo rosolare bene. Allora, cominciando con una fiamma piuttosto vivace, per poi invece andarla a moderare e coperchiare. Una volta scottata la cipolla, prima di abbassare la fiamma, aggiungiamo un pizzico di rosmarino fresco tritato, che darà un po' più di sapore poi alla nostra polenta. Bene, coperchiamo e abbassiamo la fiamma. A questo punto siamo pronti per cominciare a cuocere la nostra polenta, una polenta rapida che ci porterà via giusto 5 minuti. Prendiamo il latte, lo versiamo nella nostra casseruola, mettiamo anche qui un pizzico di sale, accendiamo il fuoco e ci prepariamo a versare la nostra polenta a pioggia. Ogni tanto preoccupo di dare una rimestata con la frusta in modo che non si formino i grumi e continuo a versare la polenta. Si tratta di una polenta istantanea, per cui questa operazione di cottura durerà giusto 5-6 minuti. Tutta la nostra polenta è unita, il composto è omogeneo e la nostra polenta è quasi pronta. Perfetto, la nostra polenta è pronta e quindi come operazione finale andiamo ad unire la cipolla, che nel frattempo ha rosolato bene, ecco, bene così, e a questo punto dobbiamo soltanto unire il nostro taleggio DOP. Uniamo il taleggio che avevamo già precedentemente tagliato, amalgamiamo il tutto e aggiungiamo ancora un pochettino di prezzemolo fresco tritato, in modo che il nostro composto risulti un pochettino variopinto. Ci siamo, la polenta è pronta, il taleggio DOP si è amalgamato molto bene al composto, non ci sono grumi, e a questo punto possiamo togliere la polenta dal fuoco, metterla in una ciotola e farla riposare e lasciare intiepidire un pochettino. Versiamo la nostra polenta nella ciotola in modo che si possa raffreddare e che possiamo poi lavorarla per preparare le nostre gustosissime polpette di polenta col taleggio DOP. Perfetto, la nostra polenta si è intiepidita, possiamo procedere alla preparazione delle polpette. Userò un pochettino di olio extravergine per semplicemente bagnarmi il palmo delle mani. Prendiamo un pochettino di polenta, facciamo la polpetta della dimensione che desiderate, l'importante è che poi le facciamo tutte uguali, ok? Prepariamo quindi un pochettino di polpette e quando arriviamo alla nostra dose più o meno di una trentina di polpette, siamo pronti per la finitura e per passarle in forno. Molto bene, siamo ormai quasi a una trentina delle nostre polpette, per cui siamo addirittura d'arrivo. Come le finiamo le nostre polpette? Con un tocco di fantasia. Abbiamo qui i nostri semi, le passiamo nel semi di sesamo, così, molto velocemente, in modo che si possano impanare nei nostri semi, e le facciamo diventare a questo punto sfiziose.
Abbiamo fatto una polpetta con il sesamo, una polpetta con i semi di papavero e adesso ne facciamo una con la farina gialla di polenta. Le mettiamo sulla nostra teglia, siamo pronti a farle passare ancora una volta in forno e pronti per servire il nostro buffet. Abbiamo fatto passare in forno le nostre polpette di polenta con il taleggio DOP, un'operazione durata una decina di minuti ad un forno moderato sui 160-170 gradi. Le nostre polpette sono pronte per essere impiattate. Lo lascio alla vostra fantasia. Io ho scelto di utilizzare un piatto concavo dove metterò una fettina di melone retato. Mi aiuterò utilizzando delle forchettine in legno dove vado a bucare le nostre polpette e sistemarle a pressione piuttosto energica a raggiera sul nostro melone. Siamo addirittura d'arrivo, terminiamo il nostro piatto con qualche fettina di melone e già che ci siamo abbiamo il nostro taleggio DOP che è l'ingrediente principe di questa sfiziosa ricetta. Benissimo, il piatto è pronto, queste sono le nostre polpette di polenta al formaggio taleggio DOP. Buon appetito!